Ciao ragazzi, allora continuiamo da dove avevamo lasciato. Ci trovavamo nel momento in cui Melibeo sta salutando Titiro e questo è il momento della bucolica in cui c'è il saluto accorato e più doloroso dell'intero testo, dell'intera epilogo. Leggo: Enum quam patrios, longo post tempore finis, pauperi septu curi, Congestum cespite culmum, posta li quota mea regna, videns mirabora ristas. È la domanda accorata che fa Melibeo. Attenti alla costruzione e anche alla traduzione, che qui viene fatta in modo diverso a seconda di vari interpreti, voi seguite me, cerchiamo di andare nella stessa direzione. En, ecco, il verbo che regge tutto è mirabor, vedrò, unquam, mai. Fines patrios, is per es, i territori patri, post longo tempore, con il post interposto ai due termini a cui si riferisce, dopo così tanto tempo, dopo tanto tempo. Et, culmen congestum cespite, il tetto culmine, riempito di zolle, letteralmente è singolare, ma allude al fatto che i tetti erano costruiti per riscaldare le zolle di terra. Pauperi stuguri della mia povera casetta, mea regna, il mio regno, qui c'è appunto la definizione con questa posizione del piccolo Tugurio inteso come invece un grande regno, il regno dove io ero re. Videns, vedendo, post aliquot aristas, difficili interpretazioni, noi seguiamo questa, dopo, vedendo, dietro qualche spiga. In sostanza Melibio si chiede se il giorno in cui tornerà, se mai tornerà, potrà vedere la sua terra ancora coltivata. L'immagine che ci dà è particolare, molto dolorosa, si nasconde dietro le spighe. Oppure guarda da lontano questo campo, perché si pone questa domanda? Perché le terre vengono assegnate ai veterani che nulla sanno di coltivazioni, quindi lui si sta chiedendo se saranno in grado poi di continuare il lavoro fatto dai pastori. Lo dice subito dopo: Impius ectam culta novalia, miles abebit, barbarus asse getes, en quo discordia civis, produxit miseros, is nos consenimus agros. Qui dice impius miles, un empio barbaro, un empio soldato, un soldataccio, abebit ectam culta novalia, possiederà, avrà in possesso ec novalia tam culta questi campi così bene coltivati finora, sottinteso. Barbarus as segetes, un barbaro possiederà queste spighe, questi campi coltivati. En, ecco, quo, dove? Discordia, la discordia, produxit miseros civis, is per es, ha portato in noi poveri cittadini. Is per questi, dativo di vantaggio, per questi soldati, per queste persone incapaci di coltivare la terra, nos, noi, di confronto, in forte contrasto, conserimus agros, abbiamo seminato i campi. Insere nunc melibae piros ponor ordine vitis, ite me felix condampe cusite capelle. Ecco il grido accorato. Dice, innesta ora, insere, innesta ora i peri, o melibeo. Pone vites is per es ordine, metti le viti in ordine, allude alla capacità dei coltivatori di mettere in fila retta i vigneti. Ite mee capelle, andate mie caprette, felix pecus quondam, gregge un tempo quondam felix, felice. Ego, io, leggo, non ego vos postac viridi proiectus in antro, dumo sa pendere procul derupe videbo. Io non vedrò, videbo, non videbo vos, voi, postac, d'ora in poi.
Proiectus in antro viridi, nastrofe e iperbati vari come al solito. Quindi io non vedrò voi proiectus disteso in antro viridi, su una verde, letteralmente antro, caverna, era il modo con cui i pastori prendevano il fresco mentre guardavano il gregge pascolare. Proiectus è un po' richiama quel recubans che sta all'inizio, tu patulere recubans, titilo recubans, e di se stesso dice proiectus, proiacio, disteso a pancia in giù. Quindi, indica la grande tranquillità con cui sorvegliava il gregge, disteso su una caverna verdeggiante. Quindi non vedrò voi pendere derupe, allude al fatto delle derupe d'umosa, allude al fatto che le caprette si arrampicassero intorno a questa roccia dove sta disteso Melibeo stesso. Non vi vedrò disteso in un antro verde, pendere appese da una rupe cespugliosa. Carmina nulla canam, non me pascente capelle, florentes, florentem citiset, et salices carpetis amaras. Non canam ulla carmina, sciolgo in nulla, non canterò alcuna poesia. I pastori, vi ricordo quello che abbiamo detto all'inizio della bucolica, erano i poeti di una volta, con il loro flauto di Pan o la lira, insomma, componevano e cantavano, non canterò canzoni. O caprette, di nuovo l'apostrofe alle amate caprette, non carpetis, non brucherete più, sottinteso, citis un florentem, il trifoglio in fiore, et salices amaras, i salici amari, me pascente, ablativo assoluto con il participio presente, con me che vi pascolo. Titiro risponde e chiude la prima bucolica con la parte che possiamo considerare la più importante, anche quella che può essere interpretata metaforicamente, così come vi ho spiegato all'inizio della bucolica. Titiro dice: Ictamen anque mecum poteras requiescere noctem. Poteras, avresti potuto requiescere, riposare mecum con me. Tamen, tuttavia, ic qui, anche noctem, questa notte. L'invito di Titiro a Melibeo era a riposare un pochino con lui nella notte appena iniziata, super viri di fronde, sopra una verde fronda, il letto dei pastori era fatto di foglie secche. L'invito è accorato, Melibeo se ne va, non vuole restare con Titiro, ecco perché l'amarezza con cui Titiro mi dice: avresti potuto restare qui. Sunt nobis mitia poma, dativo di possesso, sono a noi dolci frutti. Abbiamo dolci frutti, castanee molles, castagne morbide, et copia pressi lactis e abbondanza di latte pressato, il formaggio. È la cena dei pastori, abbiamo dolci frutti, castagne molli e abbondanza di latte di formaggio. Et iam, e già, questa è l'immagine finale, state attenti, procul da lontano, culmina, summa villarum, i tetti alti delle case fumano, hanno acceso i camini, i piccoli fuochi con cui i pastori si riscaldavano da lontano, vedono anche le case con i camini accesi, et umbre e le ombre cadunt, cadono, maiores, più grandi, più lunghe de montibus altis, dall'alto dei monti. L'allusione è alle ombre che calano dall'alto più lunghe, quando piccoli uomini proiettano grandi ombre, che si alluda forse governo assoluto, che si alluda ad un momento di grande repressione, può essere una delle interpretazioni di questa prima bucolica.
riascoltatela più volte e imparate la costruzione. Alla prossima!